uguale per tutti, non cambia mai. E la mappa, la fotografia del territorio, quella che può cambiare perché tecnicamente a secondo di quante volte fai la fotografia ti viene cosa che fa la donna, soprattutto perché la donna è basata come tempo sul passato e sul presente, mentre l'uomo è legato al presente e al futuro. Quindi il rapporto fondamentale tra maschio e femmina è solo nel presente. State attenti a questa cosa che è importante. Ci sono delle tecniche per vedere queste cose qui molto carine, no? La donna in bicicletta, no? Oppure l'uomo che tende a abbandonare la donna con cui sta per trovarne un'altra. Allora, guardate, l'uomo e la donna hanno una visione dello spazio-tempo completamente differente. La donna è basata sul passato, è lei che guarda l'album delle fotografie. L'uomo non gliene frega niente di guardare l'album delle fotografie, dai, perché guarda il passato e vive nel presente, però non vive nel futuro. Quindi quando la donna si muove, e si muove in uno spazio normale, tende a ritenere il futuro, anche quello che succederà lì fra 5 minuti. Quindi quando arriva in bicicletta davanti al semaforo, inchioda solamente quando si rende conto che il semaforo è entrato nel suo presente. Questo è il motivo del perché accade così. Ci sono due motivi per cui un uomo e una donna parcheggiano in doppia fila. Sono due motivi completamente differenti, perché loro vivono il passato e il presente in un modo diverso. La donna posteggia in doppia fila e va alla posta perché non pensa che nel futuro ci passerà l'autobus che di lì non ci passa. Non gliene frega niente, è nel futuro. L'uomo invece lo fa per un gesto di sgarbo, di conquista del territorio. Parcheggio qui perché è mio, parcheggio qui. Sono due modi di agire completamente differenti. Cosa fa l'uomo? Si trova una compagna seconda che è uguale, con gli stessi difetti della prima, perché dal passato non ha imparato niente. Mi so, ora non ve lo dico in del tutto attualità dei casi, però vi dico che la tendenza maschile, la tendenza femminile del lobo destro e del lobo sinistro produce nel maschio e nella femmina un atteggiamento sociale di questo tipo. Queste sono cose importanti, perché in ipnosi te le devi capire, perché quando la donna ti dice solo nel passato, per lei ha un significato, quando te lo dice l'uomo è un altro significato. Allora, l'universo era fatto di queste quattro cose: corpo, mente, anima e spirito. Quattro assi. La parte animica interessava l'alieno. Noi avevamo forse, se ci abbiamo azzeccato, capito questo. A questo punto però, e ora cosa facciamo? Oh, ecco che nasce il problema. E ora? Vengono gli alieni, vengono e ti pigliano quella parte lì. Noi dobbiamo capire due cose fondamentali. Primo, far pace ai due gruppi, ai due insiemi, a quelli che hanno, o meglio, quelli che sono anima e quelli che non sono anima. Perché tutti e due fanno parte della creazione, perché la cosa importante non è essere, non essere anima, ma la cosa importante è essere coscienza. Tutti contribuiscono alla coscienza totale, perché l'universo quando si richiude, la virtualità finisce e la coscienza, che è sempre stata, continua. Fondamentale. Non c'è uno che anima che è migliore di uno che non anima. Vedi, quello per esempio ti ha vinto il giochino, quello con l'anima non te lo sa vincere. Chi ha anima e chi non ha anima non sono uno meglio dell'altro, sono due cose diverse che hanno una creazione totalmente differente. Sono esternamente uguali, ma dentro diversi. È come un coccodrillo e un elefante. Il coccodrillo non può mica invidiare l'elefante perché l'elefante c'ha la proboscide. Sono due cose diverse. Ecco, questo è il rapporto che mi interessa innanzitutto dirvi com'è il mio punto di vista. Potrebbe non essere il vostro, ovviamente. E poi finalmente cosa facciamo? Ora è così. Allora abbiamo scoperto che ci sono gli alieni, sappiamo come sono fatti, come vengono, sappiamo come rintracciarli, sappiamo anche come resistere. Pensate, sappiamo come resistere. Il 35% dei nostri addotti siamo riusciti a tirarlo fuori dal problema abduction. Guariti, si potrebbe dire, va bene? 35% è poco, poco ancora. Come si fa? Con dei mezzi ai quali posso brevissimamente accennare, ma che hanno come scopo finale l'acquisizione da parte del soggetto della coscienza. Se te non hai coscienza di chi sei, non funzionerà mai. Devi sapere chi sei, devi sapere chi sono i tuoi limiti e devi conoscere esattamente chi è l'alieno nei tuoi confronti. L'alieno è uno che viene e mi piglia della roba mia.
Poverino, però lui muore se non gli do questa roba, dice un'anima compassionevole. E io gli rispondo, e chi se ne frega? Te l'ha dato il permesso? No, stronzo. L'ha pagato l'affitto? No, fuori di casa. Parliamone. Allora dietro, ma no, bisogna parlarne, perché te lo metti in ipnosi profonda e il soggetto e poi ti colleghi alla memoria inattiva. E poi dove mi metti quando mi togli di qui? Mi disse un biondo a cinque dita, la memoria era il biondo a cinque dita, e poi dove mi metti? Io non me ne voglio andare di qui, lei è mia, era questa una donna. Lei è mia. No, non te la do, così faceva. Cioè, tenete presente che il concetto delle corde vocali tendono archetipicamente a mimare il carattere del soggetto che c'è dentro. Maria non ha voce, però ti viene recitata in questo modo. No, mia. Solo mia. Lei è mia. A me l'hanno data. È mia. E insiste, L'idea fondamentale di fare il culo all'alieno, che poi preferire non era questa, l'idea fondamentale è quella. Sì, un giorno parlerò anche dello Zingarelli, l'ho visto con il dizionario Palazzo, perché è importante, cioè, bisogna arrivare direttamente alle cose, non bisogna fare dei giri di parole, si perde tempo. Ecco, allora, l'idea fondamentale. Volevo soltanto dire che poi al termine della conferenza di Corrado abbiamo la possibilità di domande e risposte, certo. Ovviamente, quindi trattenetele e ricordatevi che cosa dovete chiedere. Ahimè. Ci sono altre strategie occulte, oltre a quegli esperimenti. Sì, ma se le domande le... Che non avete menzionato. C'è un altro punto nello sport, la violenza sessuale. Sì, certo. L'energia psichica che prendo. Va bene, ne parliamo. Ma ne possiamo parlare dopo? La domanda. Va bene, io posso dire... Posso dire per quello che conosco, ovviamente, non posso dire per i campi nei quali non mi sono minimamente addentrato, questa è una cosa, permettetemi, se no sarei io veramente. Capivamo una cosa fondamentale, avevamo cominciato a studiare gli alieni per cercare di capire che cosa succedeva. E avevamo capito che non potevamo fare questo tipo di studio in un modo normale, perché non sapevamo nemmeno chi cavolo era l'uomo. Studiando gli alieni è venuta fuori una cosa incredibile. Gli alieni volevano una cosa da noi, che noi avevamo, ma che non sapevamo di avere. Allora, fermi tutti, prima di studiare l'alieno bisogna tornare indietro e capire come è fatto l'uomo. Se no, non si può andare avanti in un'operazione del genere. L'effetto era un effetto boomerang. Avevamo cercato di studiare quell'altro ed avevamo alla fine capito come eravamo fatti noi, o comunque creduto di capirlo come eravamo fatti noi. Questo era un discorso che spostava completamente l'attenzione del problema alieno su un altro piano. Perché? Perché l'esistenza degli alieni, a questo punto, se tutto quello che abbiamo detto è vero, diventa insignificante. E il dottor mi sta dicendo nella testa, che cazzo è insignificante, io mi vengono a prendere, mi fanno un mazzo così tutte le sere, o quasi, non è insignificante per me, e te lo dico io che diventa insignificante, perché te capisci che sei te quello più importante, sei te che gli alieni hanno bisogno di te, perché se no senza di te muoiono, te non hai bisogno degli alieni, allora chi è il più forte? Te, non loro. Questa è una cosa che l'addotto rimane così, cioè l'alieno viene, se il muro diventa bianco, entrano, mi prendono, io dico di no, ma loro mi prendono lo stesso. Prova a dirgli di no veramente, prova a dirgli di no con la forza dell'anima, prova a dirgli di no, che gli bruci il cervello in 4 secondi, vuoi vedere che non torna più, che si cala sotto. Cosa sta succedendo in ipnosi? Facciamo delle scene di ipnosi. Il soggetto è steso su una specie di sacciglio metallico, siamo in ipnosi, e il serpente, quello alto, Naesh, Satana, quello che i preti chiamano Satana, si avvicina, dietro c'è un militare di colore,
e il serpente con la testa.